Non so se siete fra quelli che nel periodo di Quaresima non mangiano i dolci, in tal caso aspettate dopo la Pasqua, ma questa torta dovete assolutamente, assolutamente provarla, perché è molto golosa. C'è una base che si prepara facilmente in forno, poi c'è una parte di farcitura estremamente goduriosa, a base di mascarpone e di panna, e poi c'è una bellissima glassatura di cioccolato. Per me un equilibrio perfetto. È una torta semifredda, potete anche provare a farla lasciandola in frigo per molte ore, ma non è detto che sempre si addensi, dipende un po' dalle qualità e dalla quantità della panna. Quindi se seguite le mie dosi vi consiglio di farla semifredda. Per la nostra torta golosa, per la base, abbiamo bisogno 4 uova intere, 50 ml di olio di semi, 30 g di farina 00, 20 g di maizena, 80 g di zucchero, un cucchiaio di estratto di vaniglia, io lo faccio in casa, poi prometto sempre che ve lo farò vedere, ma ve lo farò vedere. Un cucchiaio raso di cacao e un bel pizzico di sale. Per la parte di farcitura ci serviranno 250 g di mascarpone, 90 g di zucchero a velo, 250 cc di panna fresca, 80 g di latte condensato zuccherato e di nuovo un cucchiaino di estratto di vaniglia. Per prima cosa andiamo a rompere le uova all'interno di una bacinella. Aggiungiamo lo zucchero. Aggiungiamo il cacao. La farina. Un pizzico di sale, la maizena, l'olio di semi e un bel cucchiaione di estratto di vaniglia. Questo composto, che come vedete è abbastanza liquido, lo andiamo a mettere dentro una tortiera adesso, che abbiamo coperto con carta forno imburrata sui lati, e lo faremo cuocere a 180 gradi per una ventina di minuti. Andiamo a montare la panna fresca. Man mano che vedete che si monta, cominciate ad aggiungere lo zucchero a velo. Adesso incorporate piano piano il latte condensato. Il cucchiaino di vaniglia, adesso incorporiamo piano piano il mascarpone. Quando la nostra crema è pronta, la mettiamo in frigo e la teniamo lì fino a quando non sarà il momento di montare la torta. Ecco, la nostra torta fuori dal forno, l'abbiamo lasciata un po' intiepidire, adesso la tiriamo fuori e la lasciamo proprio raffreddare del tutto prima di andarla a montare con la crema e poi faremo la glassa. Quando è il momento di montarla, innanzitutto con il nostro cerchio andiamo proprio a tagliarla bene in misura e la posizioniamo. Poi ci mettiamo il cerchio. E adesso andiamo a mettere all'interno la crema. Poi la mettiamo in freezer per un'ora, la glassiamo e andiamo poi a rimetterla in freezer fino a poco prima del momento di servirla. Per fare la glassa ci serviranno 100 g di cioccolato fondente, una ventina di grammi di burro e qualche cucchiaio di latte. Ne mettiamo un paio di cucchiai di latte insieme al cioccolato, aggiungiamo il burro,
Adesso lo andiamo a mettere nel microonde per un paio di minuti, però sempre stando attenti, cioè fate andare per un minuto, poi lo controllate, oppure se volete essere più tranquilli lo facciamo a bagnomaria. Questo è lo stato perfetto per la nostra glassatura, appena appena tiepida ma ancora morbida. Vado per recuperare la torta dal freezer. Adesso andiamo a mettere la nostra glassa intiepidita. Eccola qua, ancora in freezer. Buonissima e cremosissima.